Al via tra poco a Melpignano in provincia di Lecce la notte della Taranta, uno degli eventi musicali più attesi dell'estate, 3 ore ininterrotte di grande musica arricchita dall'immancabile tocco della tradizione salentina, grazie anche alla presenza di un corpo di ballo composto da 16 professionisti. Ci racconta tutto l'inviato Massimo Mignanelli. Sì, 25esima edizione della Notte della Taranta, una delle manifestazioni ormai più popolari che coinvolge da nord al sud tutta l'Italia. Abbiamo visto gente veramente venire qui da Torino, Milano fino al sud. C'è tanta atmosfera, c'è tanta voglia di sentire la pizzica, c'è tanta voglia di ballare, c'è tanta voglia di sentire le persone che organizzano e che hanno reso possibile questa manifestazione. Dardast, che è qui con me, è il maestro concertatore. Come, intanto ieri sera ci sono state le prove, come sono andate? 50.000 persone? Sono state finalmente un test, una liberazione, perché dopo 8 mesi di prove, suonare con il pubblico e vedere in cambio arrivare tutta questa energia è stato incredibile. Ci ha ripagato già in parte di tutto il lavoro fatto. Stasera, da quello che sento già, sarà il triplo di ieri, quindi dobbiamo essere... 8 mesi di lavoro, ecco, come l'ha impostata questa manifestazione? Con che stile? Il suo stile? Beh, non è proprio il mio stile, ho sicuramente rispettato la tradizione, mettendo al centro l'orchestra popolare, rispettando il ritmo, i colori della pizzica, però quella contaminandola con dei suoni più contemporanei e facendo fare anche all'orchestra come un'astronave un lungo viaggio nello spazio e nel tempo. Ringraziamo ecco il nostro maestro, noi gli vogliamo chiedere la contaminazione, quanto c'è nella pizzica? In quella di quest'anno ce n'è tanta, perché si va dal barocco, passando per Rossini, poi si arriva all'elettronica degli anni 60, ci sono i Cure, Daft Punk, Chemical Brothers, c'è David Bowie, ci sono tante piccole citazioni, però nascoste e fatte con, spero, con uno stile di eleganza, quello me lo auguro, è stato il mio obiettivo. Noi l'abbiamo portata via, state ancora scrivendo la scaletta? No, la scaletta è blindata già da 10 giorni, non però si cambia nulla. Stavate lavorando? Sì, lavoriamo sempre per correggere, pulire tutti i dettagli, le sviste di ieri sera, le prove servono a questo, quindi abbiamo... Maestro, grazie, a voi la linea. Buona festa, allora adesso grazie. Diamo linea brevemente alla regia e ci rivediamo tra pochissimo.